Allora, buon pomeriggio a tutti. Eccoci al caso del martedì pomeriggio, appuntamento dei casi clinici Fadoi Liguria. Per me è un piacere moderare questo caso clinico presentato dal dottor Matteo Caiti della medicina interna del San Martino, diretta dal dottor Moscatelli. Il caso ha come titolo una ipotensione di difficile diagnosi. Vediamo. Grazie. Vai Matteo. Ok, mi sentite forte e chiaro? Allora, io vedo ancora il dottor Andrea Guastalla. State vedendo? Perfetto. Allora, al mio fianco ho il dottor Andrea Trogolo, che è uno specializzando di geriatria. Che frequenta medicina interna qui da noi da un po' di tempo, che mi darà una mano su alcuni aspetti di questo caso clinico. È un caso clinico che abbiamo visto ambulatorialmente, ma che abbiamo voluto condividere con voi per alcune peculiarità. Questo paziente è stato visitato presso il nostro ambulatorio di medicina interna a gennaio del 2021. È un paziente del 1945 in buone condizioni generali, ex fumatore dai 18 ai 68 anni, riferisce una familiarità per morte cardiaca improvvisa ai fratelli, ha fatto anche attività sportiva, movimento fino a circa 70 anni ed è in terapia domiciliare con la cardiospirina, di cui però non sa precisare bene il motivo, anche se poi vedremo perché. In precedenza assumeva un farmaco, il Jumex, che viene dato tipicamente nei parkinsonismi. Il motivo della visita odierna è un po' una peregrinazione per anni in diversi ambulatori, prevalentemente di tipo cardiologico che neurologico, anche visite private. E noi internisti molte volte ci troviamo un po' di fronte a delle situazioni in cui diversi specialisti hanno provato, hanno cercato una diagnosi che non è sempre facile e di conseguenza dobbiamo cercare di aiutare questi pazienti a trovare un po' diciamo, la soluzione di tutti i loro problemi. La visita odierna, infatti, veniva fatta proprio perché il paziente lamentava da anni, soprattutto nei mesi estivi, un esordio dell'estate del 2017, degli episodi di intensa astenia con una sensazione di cedevolezza agli arti inferiori. Questi episodi avvenivano soprattutto nei cambi di postura, senza perdita di coscienza, senza segni neurologici focali, in assenza di disturbi visivi, senza sudorazione e senza rilascio suprarenale. Il paziente così descriveva questi episodi. È come se gli arti inferiori diventassero duri, oppure sento come un peso ai piedi, oppure raccontava, sento come se la terra sotto fosse vuota, come se dovessi cadere e aveva il bisogno di appoggiarsi per alcuni secondi, fino addirittura dei minuti, appoggiarsi alla moglie, a un amico, a un muretto, per evitare di cadere. Non sono infatti avvenuti particolari cadute e non ci sono in anamnesi dei traumatismi di particolare rilevanza. La durata di questi episodi è variabile, di solito pochi minuti, in una sola occasione la durata è riferita di circa un'ora, un'ora in cui il paziente provava, diciamo, a rimettersi in marcia, a moto. Ad esempio, mi ricordo bene che descriveva la difficoltà nel fare le scale, aveva delle scale all'interno della sua abitazione e aveva questa sensazione di disequilibrio, di mancanza di stabilità sotto i piedi, che lo faceva come andare giù, così diceva questo paziente. La moglie riferisce che dal 2018 il marito presenta alcuni episodi di perdita di memoria e di insicurezza nella marcia, che sono già stati indagati in ambito neurologico. I disturbi della memoria sarebbero peggiorati negli ultimi mesi e talvolta il paziente appare transitoriamente confuso, un po' incerto nelle attività quotidiane. Un fatto che ci ha molto colpito è quando il paziente dice: certe volte mi fermo per strada e per rimettermi in marcia ho bisogno di mettere entrambe le mani appoggiate sopra le spalle di mia moglie e iniziare la deambulazione. Poi, una volta che avviava la deambulazione, le cose andavano meglio. Quindi dal 2017 al 2021 quest'uomo ha avuto delle turbe deambulatorie, delle sensazioni di cedevolezza agli arti inferiori, non ha perso conoscenza, non ha avuto particolari cadute ed è avvenuto gradatamente un peggioramento nei disturbi della memoria. Dal 2017 al 2021
Il nostro paziente ha effettuato diverse visite ambulatoriali e numerosi accertamenti. Come potete vedere, nel 2017 sono accertamenti essenzialmente cardiologici più una visita endocrinologica. È stato visto da diversi cardiologi, in cui scrivono ad esempio motivo della visita astenia, episodi prelipotimici durante i passaggi posturali e dispnea da sforzo, rilevate ipotensione ortostatica, in questo caso non venivano però specificati i valori, e veniva effettuato un ecocardiogramma sostanzialmente della norma, così come anche un Holter pressore delle 24 ore, in cui si evidenziavano bassi valori medi di pressione arteriosa sistolica, inversione del ritmo circadiano e a volte pressione arteriosa sistolica inferiore a 80 mm di mercurio, pur senza nessun sintomo segnalato nel diario. L'Holter è normale, ritmo sinusale per tutta la registrazione, normale variabilità circadiana, e il Doppler TSA dei tronchi sovraortici e delle subclavie è negativo. Come vedete, è probabile che il curante abbia invitato il paziente a effettuare anche accertamenti endocrinologici che, diciamo, giustificano la loro esistenza nell'ambito di un'ipotensione ortostatica di natura da determinare, la tiroide normale, renina aldosterone in clino ortostasi nella norma, le catecolamine urinarie sono risultate nella norma, quindi anche il cortisolo sierico, quindi gli endocrinologi dimettono il paziente dicendo che il caso non è di loro competenza. A giugno 2017 viene effettuata una visita neurologica dopo che il paziente ha effettuato una risonanza magnetica cerebrale che sostanzialmente mostrava sofferenza vascolare cronica sottocorticale e gliosi, oltre che a un elettroencefalogramma risultato nella norma. Il neurologo segnala una pressione di 85 su 60 pur non precisando nel passaggio clino-orto il cambiamento dei valori. Quindi era una ipotensione probabilmente misurata a paziente supino, anche se di questo purtroppo dai documenti che abbiamo non ne siamo sicuri. Ciò che mi interessa farvi notare è che questo neurologo consigliava l'esecuzione di un particolare esame che si chiama DAF scan cerebrale, che vedremo poi di che cosa riguarda, nel sospetto di una sindrome di Scheidrager. Esame che poi non è stato effettuato. A marzo 2018, quindi dopo un anno dove il paziente aveva presentato ancora degli episodi simili, viene visitato da un altro neurologo, prende visione della risonanza cerebrale, fa un mini mental e propone una terapia con un farmaco, il Jux. Allora mi sono chiesto che cosa sarà mai questa sindrome del dottor Shai e del dottor Drago. Vedremo in seguito questo che cosa ci ha portato a fare nel nostro iter diagnostico terapeutico. Nell'aprile 2019 viene effettuato un Holter pressore, un ulteriore, qua abbiamo dei riferimenti un po' più precisi, bassi valori medi di pressione arteriosa sistolica, pressione sistodiastolica media 94 su 57, diurna 95 su 58, normale variabilità sistodiastolica, frequenza cardiaca media 64. Ripete ancora altre visite cardiologiche che fondamentalmente mostrano un ritmo sinusale all'ECG, un ecocardiogramma normale, fino a quando poi dopo tutti questi accertamenti essenzialmente di natura cardiologica, come abbiamo visto anche neurologica, il paziente giunge alla nostra osservazione. Il paziente quando viene nel nostro ambulatorio è un paziente vigile, orientato, collaborante, è un noico, è un normopeso. E come vedete, io mi sarei aspettato dall'anamnesi dei valori di pressione in clinostatismo anche più bassi. Invece, ripetutamente valutato, questo paziente all'arco superiore destro aveva una pressione di 130-80 e al sinistro di 120-70. L'unica cosa che vi posso dire è che forse dal punto di vista emotivo il paziente quando è arrivato era un po' agitato, un po' ansioso, forse preoccupato per la visita. Eseguiamo quindi con i nostri colleghi una prova clino-orto. Ed effettivamente, come vedete, dopo 3 minuti la pressione scende a 90 su 60. Ma il paziente sembra non rendersene proprio conto, cioè non ci sono sindromi prodromici particolari, non c'è l'ipotemia, non c'è perdita di coscienza, non c'è sudorazione, la frequenza cardiaca rimane praticamente stabile, però dopo un po', dopo qualche minuto di ortostasi, il paziente avverte la necessità di appoggiarsi. Si appoggia al lettino, cerca l'aiuto anche della moglie vicino a lei e per alcuni istanti viene rassicurato e sorretto. Come vedete, l'esame dell'apparato cardiovascolare è nella norma, non ci sono edemi, non c'è turbore del giugulare, buon compenso emodinamico,
torace negativo. Ora, questo caso mi ha portato un po' ad approfondire alcuni aspetti in cui naturalmente non posso e non ho il tempo di poter affrontare tutti insieme a voi, e mi ha fatto fare riferimento a un quaderno del nostro giornale FADOI, dell'Italian Journal of Medicine, dedicato proprio all'ipotensione. E un primo aspetto che abbiamo notato è che non c'è proprio un consenso sulla definizione di ipotensione, cioè dire che esista un limite preciso e riconosciuto non è facile, soprattutto quando si parla di ipotensione cronica. Lasciamo stare in questo caso naturalmente le ipotensioni acute. Diciamo che però esiste in letteratura un certo consenso per definire ipotensione dei valori di 110-60 nell'uomo e di 100-60 nella donna. È anche vero che molte volte ci preoccupiamo dal punto di vista del rischio cardiovascolare dell'ipertensione arteriosa e casomai ci troviamo di fronte a dei pazienti overtrattati dal punto di vista dell'ipertensione che possono presentare anche delle ipotensioni ortostatiche. Ma avere anche, diciamo, delle informazioni sull'associazione tra ipotensione, morbilità e mortalità non è certo facile. Quindi l'articolo pone sicuramente l'attenzione sul limite del concetto di ipotensione, anche perché poi la clinica sicuramente è importante. Quante volte abbiamo visto nella nostra pratica dei pazienti con ipotensione, chiamiamola cronica, costituzionale, che non avvertono alcun sintomo? Casomai in estate alcune persone possono lamentare delle sensazioni ipotimiche, di testa vuota. Sono persone che sanno anche come agire per evitare di perdere conoscenza, assumono talvolta farmaci come il Gutron o altri tipi di medicine che possano agire sulla loro pressione arteriosa. Certo è che prima di poter fare una diagnosi di ipotensione dovremo sicuramente avvalerci di diversi tipi di aspetti anamnestici, nonché eventualmente di alcuni aspetti diagnostici strumentali. La sola forma di ipotensione cronica che trova un'adeguata definizione condivisa è l'ipotensione ortostatica che tutti conosciamo, che non ripeto come definizione. Questo paziente avvertiva non tanto una sensazione di testa vuota, quanto di insicurezza nello stare in piedi, non perdeva conoscenza, ma aveva una sensazione come se le gambe non reggessero. Quindi in realtà evidentemente questo paziente aveva, come avete visto, una discesa significativa tra clinostatismo e ortostatismo. Come sappiamo, l'ipertensione ortostatica può caratterizzare diverse condizioni di ipovolemia. Non erano segnalati in anamnesi particolari episodi di vomito, diarrea o di utilizzo di farmaci che potessero spiegarci alcuni momenti di queste sensazioni. È un argomento che, come sappiamo, in letteratura è molto affrontato e l'ipertensione ortostatica è una causa frequente di ospedalizzazione, soprattutto per le persone anziane, ed è associata anche a un rischio di caduta aumentata e anche a un rischio di mortalità. Mi ha molto stupito in questo articolo molto recente come sia un fattore di rischio indipendente per la mortalità. Volendo classificare vari tipi di ipotensione cronica, rapidamente ricordiamo le forme, diciamo, croniche cosiddette non neurogene, tutte le forme di ipocorticosoralismo, sia primitive che secondarie, le ipotensioni farmacologiche, anche di farmaci che agiscono a livello centrale, come le fasi iniziali di trattamento con L-DOPA, i triciclici, le fenotiazine e gli inibitori delle MAO. I diuretici, naturalmente, gli overtreatment nella cura dell'ipertensione arteriosa, succedere anche in pazienti magari che presentano un camice bianco nello studio del medico che poi vengono overtrattati cronicamente, e, oppure possono continuare ad assumere la stessa terapia dell'ipertensione arteriosa malgrado ci sia della diarrea, dell'ipovolemia, ci sia una scarsa assunzione di liquidi nei mesi estivi, nei mesi caldi. La cosiddetta ipotensione cronica costituzionale, di cui abbiamo accennato prima, e l'ipotensione in gravidanza. Poi c'è il grosso capitolo delle neuropatie autonomiche, in cui certo non mi addentro, ma sappiamo benissimo come alcune entità, come il diabete, ad esempio, o l'amiloidosi, hanno un coinvolgimento autonomico.
ci sono sia delle neuropatie simpatiche che parasimpatiche che enteriche, e l'ipotensione ortostatica rientra molto spesso in questo tipo di patologie, che sono sicuramente di pertinenza neurologica con particolari tipi di indagini diagnostici, ma che possono capitare anche noi nella nostra pratica clinica, medicina interna, geriatria o comunque negli studi anche di medicina generale. Ho voluto sicuramente sottolineare come la neuropatia diabetica autonomica possa essere un fattore predisponente per ipotensione ortostatica, e si parla ormai da tempo di un'entità chiamata appunto la neuropatia autonomica cardiovascolare come fattore di rischio per morbilità e mortalità in pazienti sia con prediabete che diabete. Come vedete in questa flowchart, dall'iperglicemia all'iperursulinemia all'insulina resistenza, danno funzionale all'infomico del sistema neurovegetativo, con sviluppo di neuropatia autonomica cardiovascolare e complicanze microangiopatiche con aumento della morbilità per cardiovascolare. Come vedete nella figura che ho messo a destra, l'ipotensione ortostatica si manifesta di solito nelle fasi più avanzate. Per chi vuole approfondire, ho comunque inserito delle diapositive che poi naturalmente potranno essere riviste sull'uso di test cardiovascolari della diagnosi neuropatia autonomica diabetica. Poi c'è il grosso capitolo anche che crea anche un po' di confusione fra ipotensione e sincope, e comunque diciamo che molte volte naturalmente non è facile stabilire su un paziente con una ipotensione cronica o una dubbia ipotensione cronica costituzionale possa avere anche delle perdite senza come le sincopi. Naturalmente la ricerca dell'ipotensione ortostatica nella sincopa ha bisogno di un'attentissima anamnesi anche farmacologica e di eventuali ulteriori accertamenti per stabilire appunto se la effettiva ipotensione ha dato un quadro di iperfusione cerebrale tale fino al raggiungimento di livelli critici, quindi di perdita di coscienza. Come abbiamo detto, il nostro paziente non perdeva conoscenza. Ci addentriamo quindi adesso in quello che poi ci ha portato a coinvolgere i neurologi. Abbiamo deciso di rivolgerci ai neurologi dell'ospedale San Martino, c'è un importante centro per i disturbi muscolari, per i Parkinson, per i parkinsonismi, e quindi abbiamo chiesto una loro valutazione e una loro consulenza. Ma già a livello di racconto anamnestico ai colleghi, c'erano forti dubbi che ci potessimo trovare di fronte a una ipotensione neurogena nell'ambito di una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale. Ecco che ci sono delle entità nosologiche in cui il sistema nervoso autonomo viene alterato dal punto di vista fisiopatologico al punto tale da non riuscire più a sorreggere quei meccanismi regolatori di feedback che riescono a regolare il controllo pressorio quando un paziente assume la posizione retta. Un individuo sano, infatti, quando assume la posizione retta, trasferisce dai 600-800 ml di sangue dal distretto venoso ad alta capacitanza del circolo splanchnico degli arti inferiori e di conseguenza induce una diminuzione della pressione venosa centrale, una riduzione della gittata cardiaca e un'ipotensione sistemica. Ma vi sono tutte le attivazioni di una serie di feedback e di riflessi che nel soggetto sano evitano che chiaramente ci sia un'ipotensione tale da poter avere una perdita di coscienza. Ecco che quindi l'ipotensione neurogena è caratterizzata dall'alterazione del funzionamento di uno o più di questi meccanismi di controllo nervoso cardiovascolare. È interessante notare come l'ipotensione neurogena in alcune forme degenerative del sistema nervoso centrale, come la multiple system atrophy, sia associato anche alla cosiddetta ipertensione clinostatica, che produce di notte, ad esempio, un aumento del filtrato glomerulare con conseguente incremento della diuresi notturna, che concorre quindi a mantenere lo stato di ipovolemia reattiva, che è particolarmente critica in questi soggetti, soprattutto appena alzati dal letto. Il nostro paziente però non raccontava questo, in realtà. Quando si alzava dal letto non ha avuto mai fenomeni particolari, era soprattutto quando deambulava, faceva le scale, si muoveva. La diagnosi, come vedremo, di queste forme
è naturalmente una diagnosi clinica, ma anche radiologica e con dei particolari test. Quindi, andando un po' a concludere questa disamina delle varie forme di progressione cronica, le sindrome di alterata funzione del sistema nervoso autonomo sono patologie con interessamento del sistema nervoso centrale, come Parkinson e parkinsonismi, la atrofia multisistemica, che troverete sempre scritta come MSA, Multiple System Atrophy, e alcune, naturalmente, forme di tumori cerebrali. Ci può essere un interessamento del sistema nervoso periferico, abbiamo già visto nelle neuropatie disautonomiche il diabete mellito, nell'amiloidosi, ma anche negli alcolisti, è molto importante, l'anamnesi era negativa per alcolismo di questo paziente, nelle sindrome uremiche e nelle neuropatie paraneoplastiche. Vi sono poi anche delle forme, magari un pochino più rare e meno conosciute in ambito internistico, come la ipotensione ortostatica idiopatica, pure autonomic failure. E il nostro paziente? Scheidrager furono gli iniziali, diciamo, studiosi neurologi che si posero il problema di queste forme di ipotensione, in particolare ortostatica, nei pazienti con patologie degenerative del sistema nervoso centrale. Lascio ora la parola al mio collega, che è il geriatra, il dottor Adriano Trovolo, perché a questo paziente è stato innanzitutto somministrato un test della memoria. Buon pomeriggio. Premettendo che sono più di aspetto geriatrico io che non neurologico, per cui alcuni test noi geriatri non li somministriamo. Per quanto riguarda i test delle ADL, delle IADL, sono dei test che vanno a valutare quella che è l'autonomia nelle attività quotidiane. Le ADL sono quelle di base, come l'igiene, se deve riuscire ancora a essere continenti, vestirsi, alimentarsi e deambulare in autonomia. Per quanto riguarda le IADL, sono le attività quotidiane strumentali, cioè quindi la capacità di saper ancora utilizzare i trasporti pubblici o muoversi in autonomia con una macchina, fare la spesa, andare in banca in autonomia, che ci danno un pochettino quello che è l'idea del paziente nella vita di tutti i giorni, se incomincia ad avere delle fragilità e di che tipo. Per quanto riguarda il MoCA, è un altro test, il MoCA è l'acronimo di Memorial Cognitive Assessment, è un altro test che ci permette di andare a valutare quelli che sono i compiti esecutivi del paziente, quindi la capacità di eseguire degli ordini anche abbastanza complessi, delle prove visuospaziali che non vengono prese in considerazione nel mini mental che spesso viene somministrato al paziente demente o comunque con un disturbo neurocognitivo maggiore, cosa che noi peraltro, noi geriatri, facciamo di più il mini mental rispetto al MoCA, almeno qui, qua a Genova. Il neurologo somministrava anche il Trail Making Test, quindi questo TMT, che è un test che noi geriatri non utilizziamo tanto, però comunque anche in questo caso si va a valutare quelle che sono le capacità attentive del paziente e la capacità di diciamo di compiere dei piccoli compiti, scusate la ripetizione, ed è una prova a tempo, per cui il tempo ci permette di stabilire se c'è una patologia sottostante oppure no. Gli altri test che sono stati somministrati sono il Tower of London, che è un test che anche noi geriatri non utilizziamo tanto, ai neurologi piace un po' di più. Anche in questo caso è più un test che va a valutare, ci sono una serie di problematiche che il paziente deve andare a risolvere e sulla base dei punteggi che diciamo che ottiene, anche qui si può pensare che ci sia un disturbo neurocognitivo piuttosto che no. Così anche come il test delle matrici di Raven, che permette di diciamo andare a valutare la capacità di fare confronti e va a valutare quello che è il ragionamento astratto del paziente. In questo caso il paziente, fatta tutta questa serie di testistiche,
risultava con un lieve deficit cognitivo, per cui effettivamente si può pensare che ci sia una demenza sottostante a questa ipotensione. Però che demenza, perché sono tante. Il paziente finalmente effettua un imaging, in questo caso è stato effettuato una TAC PET che utilizza una tecnica di somministrazione endovenosa di una DOPA marcata, 18F-DOPA. Al San Martino si effettua il DAT scan, che non utilizza 18F-DOPA, ma un analogo della cocaina che si lega al trasportatore della DOPA. Comunque sono esami che vanno a studiare e documentano, diciamo, la distribuzione dei precursori dopaminergici a livello del sistema nervoso centrale. E questo esame PET documentava una disomogenea distribuzione del precursore dopaminergico marcato a carico di entrambi i corpi striati, a carico dei nuclei caudati e delle strutture putaminali. Per riduzione della concentrazione del radioligando, misura maggiore a destra. Quindi la conclusione era che questo studio PET encefalico indicava la presenza di un danno della via dopaminergica nigrostriatale bilaterale, a prevalenza deficitaria a destra. Ora, questo tipo di esame è un esame che, diciamo, può orientare la diagnosi verso i parkinsonismi, verso una demenza a corpi di Lewy o verso una diagnosi di multiple syndrome atrophy, come abbiamo visto prima. E la clinica, in questo caso, che guida il neurologo a decidere se fermarsi qui, quindi non richiedere ulteriori indagini diagnostiche neuroradiologiche, oppure eventualmente a fare altri tipi di indagini come la PET-FDG. In questo caso, dopo circa un anno che del paziente non sapevamo praticamente più nulla, rimettendoci in contatto con i medici neurologi che avevano seguito il paziente ambulatorialmente, purtroppo la clinica, le indagini e gli ulteriori test che vennero somministrati successivamente hanno portato a una diagnosi importante, la demenza con corpi di Lewy, che è un deterioramento cognitivo cronico caratterizzato da queste inclusioni cellulari tipiche, Lewy body, situate nel citoplasma dei neuroni corticali. Molte volte si può anche associare al parkinsonismo e si può anche sviluppare tardivamente nel morbo di Parkinson. Quindi siamo nell'ambito di una demenza importante, un deterioramento cognitivo che purtroppo è peggiorato, l'età di esordio tipicamente maggiore di 60 anni, il nostro è comunque, come dire, un paziente di 74 anni, ma fit, dire, un paziente che faceva anche che camminava, e l'impressione poi quando era entrato in ambulatorio che fosse un paziente non demente, francamente. È interessante notare come i corpi di Lewy sono delle inclusioni composte da aggregati di alfa-sinucleina. Questa alfa-sinucleina fa parte delle cosiddette sinucleinopatie che hanno portato proprio a studiare in maniera molto approfondita tutte le disautonomie associate appunto a queste patologie degenerative. Come abbiamo visto, i corpi di Lewy si possono trovare nella sostanza nigra nei pazienti con il morbo di Parkinson. Forse tutti noi in medicina interna abbiamo sempre saputo, visto, osservato che i pazienti con Parkinson o parkinsonismi avessero dei fenomeni di tipo disautonomico, ce lo siamo sempre un po' posti. Quello che in questo caso clinico ci ha un po' sorpreso è che l'ipotensione e questa sintomatologia, che potremmo definire un po' molto tipica di questo paziente, che dire è un po' difficile categorizzare con le varie forme di ipotensione ortostatica, ha avuto un esordio anni prima rispetto alla diagnosi neurologica. È vero che c'era stato un neurologo che aveva già abbastanza precocemente consigliato di effettuare il DAT scan, ma poi non era stato fatto, non era stato preso in considerazione, tant'è che il paziente ha continuato a effettuare ECG, Holter pressori, visite cardiologiche e così via. Forse in questo caso, umilmente, possiamo dire da internisti che abbiamo solo tirato un po' le file del discorso, cioè abbiamo fatto un'anamnesi accurata, abbiamo letto questo Shy Drager che siamo andati subito a cercare in Medline che cosa volesse dire, è un nome ormai obsoleto.
è stato superato dall'MSA, quindi dal Multisystemic Atrophy. La diagnosi, per concludere, di demenza corpi di Lewy è clinica, il neuroimaging, i test neuropsicologici e purtroppo dal punto di vista terapeutico veramente c'è poco. Si possono utilizzare gli anticolinergici, ma ci vuole fisioterapia, ci vuole chiaramente molta attenzione nei passaggi posturali, ci vuole un tipo di prudenza che comunque è chiaramente difficile mettere in atto. Tra l'altro, per concludere, vi voglio dire che le iniziali terapie date a questo paziente negli anni precedenti erano stato il Gutron, che però non aveva sortito alcun effetto, bere tanta acqua, mangiare salato e portare anche delle calze elastiche agli arti inferiori. Non era successo niente, ecco, a riguardo, non era avvenuto nessun miglioramento particolare sintomatologico. Con questo noi avremmo concluso. Mi dispiace purtroppo che oggi non ci sia, oltre che al collega geriatra, anche il neurologo che io ho provato in ogni modo a coinvolgere, ma purtroppo per impegni lavorativi non ha potuto partecipare. Bene, grazie Matteo, grazie per il caso clinico molto ben presentato e anche per l'overview che ci hai fatto sulle varie ipotensioni, la varia diagnostica differenziale che la sottende e anche all'inserto che ha fatto il giovane collega geriatra per quanto riguarda i test neuropsicologici. Ora, per quindi tirare un pochino le somme del caso, se non ho capito male, abbiamo contestualizzato questa ipotensione come, diciamo, una forma disautonomica nell'ambito di una patologia neurodegenerativa come la malattia corpi di Lewy. Mi domandavo però, visto che alla fine la diagnosi, poi come giustamente avevi ricordato alla fine, è sostanzialmente poi anamnestica, nel senso raccogliendo tutti i dati si è giunti a posteriori che si tratta di questa associazione. Mi domandavo, diciamo, a scopo così del tutto personale, se nell'ambito della discussione multidisciplinare con i neurologi per quanto riguarda questo caso specifico o analoghi che avete visto, se sono in fase di studio, di progettazione dei test invece elettrofisiologici, perché come esiste l'elettrofisiologia per i nervi periferici, è auspicabile che prima o poi qualche cosa sul neurovegetativo esca fuori. Tu ne sai qualcosa? Hai qualche novità a riguardo? Sì, allora posso provare a ricondividere un attimo lo schermo, non so se mi vedete, perché mi aspettavo questa domanda. Nel senso che ci sono sicuramente degli aspetti che possiamo fare anche noi a livello ambulatoriale. Devo tornare un attimino indietro, forse si è bloccato. Lo vedete lo schermo? Sì, sì. Questa nuova condivisione. Questo. Ok, scusate un attimo, un po' di difficoltà. Allora, a me è un po' incuriosito quando ho parlato prima di disautonomie, eccolo qua, alcuni test che vengono effettuati. Io adesso ho tutto nero, non so come mai. Voi vedete? È tutto nero. No. Non vediamo niente, Matteo. Non si vede. Ci riprovo, cosa vi devo dire? No, se no lascerò così. Vedete le diapositive nascoste su cui è questo, giusto? Sì, questo qui. Dovresti condividere, scusate. Ecco qua. Oh, ci siamo. Allora. Nell'ambito delle disautonomie, comunque, ci sono sicuramente dei test. Io quelli che ho trovato sono il test del sudore, cosa che non so se voi avete mai chiesto o valutato, perché alcune di queste forme di neuropatie possono essere associate a disturbi
della sudorazione. Ci sono pazienti che riferiscono sudorazione durante il pasto, sudorazione abbondante al tronco, al volto, specie notturna, ecco. Oppure anche dei test, come ad esempio il deep breathing, che è una serie di espirazioni e ispirazioni profonde che si mettono in relazione con la frequenza cardiaca. E in base a dei particolari rapporti della variazione della frequenza cardiaca rispetto a delle ispirazioni lente e delle espirazioni lente, ci si può orientare verso una sospetta diagnosi di interessamento, diciamo, autonomico. Naturalmente il TIL test, che avremmo chiesto tutti, ma poi entriamo nell'ambito di quei test che noi internisti siamo spesso abituati a chiedere anche agli studi, chiaramente, diciamo tipicamente elettrofisiologici o cardiologici. C'è anche il test, diciamo, della manovra di Valsalva, quindi l'espirazione forzata contro resistenza, oppure un test che si chiama line to standing, che significa fondamentalmente alzarsi in piedi improvvisamente dopo essere stati sdraiati su un lettino, con applicazioni, diciamo, di misurazione, di oggettivazione per riuscire a orientarsi nell'ambito della diagnosi. Io so qua al San Martino ci sono alcuni colleghi che si occupano di periferico, che somministrano determinati test per, diciamo, le disautonomie. Purtroppo oggi il nostro neurologo manca, avrebbe potuto dirci qualcosa sicuramente di più, ma noi sappiamo che a livello, per esempio, di neuropatie diabetiche, anche tu te lo ricorderai, noi abbiamo dei riferimenti in neurologia precisi a riguardo. Grazie. Vorrei fare una domanda. Dunque, dimmi. Quest'uomo aveva fatto 2 o 3 monitoraggi pressori delle 24 ore. Sì. Non hai qualche tracciato da farci vedere? Purtroppo no, la documentazione che ho è questa, se vuoi te la faccio rivedere, ma non ha portato nulla a riguardo, perché erano state fatte poi, tra l'altro, in altre ospedali, anche privatamente. Che cosa ti incuriosiva? Ma no, la disautonomia in una persona che perde il ritmo circadiano della pressione, con i picchi mattutini e che va in ipotensione diurna senza avere tachicardia, fai la diagnosi con un monitoraggio pressorio delle 24 ore. Certo. Banalmente, ecco. Certo. D'altra parte il sospetto ce l'avevate già che questo fosse disautonomico. Si cercava di capire se c'era un Parkinson oppure no, se c'era un MSA sotto, probabile, mi sembra, anche qualche volta arrivato qualche anno prima. Il problema è la diagnosi. Adesso, assolutamente. Certo, con una... Ma questo, tanto per dirti, cioè noi siamo stati semplicemente bravi a tirare il filo del discorso, appunto, perché era già tutto lì, come si suol dire. Facendo l'anamnesi, raccogliendo i documenti, sembrava proprio emergere qualcosa che poteva essere fatto anche anni prima. Lo so che poi magari la prognosi non cambiava, perché poi questo povero uomo, poveretto... a quello che ha, e non è andata a finire bene, diciamo. Però io penso che da generalisti, intendendo come generalisti un medico che comunque si occupa di medicina generale nel senso importante del termine, molte volte dobbiamo avere la pazienza, la convinzione anche di poter metterci, come facciamo noi pazientemente, in mezzo ai documenti e di far emergere quello che ormai ci sembra importante. E importante è stato coinvolgere dei colleghi neurologi che si occupano di queste patologie. Tra l'altro, uno dei sintomi piuttosto caratteristico sono anche le apnee notturne centrali. Vero, assolutamente. Forse aveva questi sintomi clinici? No, questo paziente no, è vero, l'abbiamo cercato, non aveva particolare. L'aspetto morfologico era quello di un uomo veramente magro, asciutto, eccetera. E comunque erano assenti russamenti notturni. Non abbiamo eseguito, ecco, francamente, ulteriori indagini, quindi non ho eseguito una polisonno. A voi sono mai capitati, Giancarlo, casi del genere? Dunque, di questo tipo, devo dirti, o abbiamo mancato le diagnosi o in qualche maniera non mi è mai successo. Abbiamo visto tanti parkinsoniani. Sì. Quello sì, però il quadro del Parkinson era abbastanza chiaro. È interessante
cosa con la demenza da coppia di Levi, questa associazione che avete trovato. Ed è ancora più interessante il fatto che la PET si sta sempre di più dimostrando utile in fase diagnostica di queste patologie, addirittura con diagnosi precoci di Alzheimer. Io credo che il futuro della medicina nucleare sia tutto da vedere su queste, su questo tipo di patologia. Ed è molto interessante. Sì, quasi ti verrebbe voglia di non saperlo al giorno d'oggi, perché poi vedo che vengono fatte delle diagnosi veramente molto fini, molto precise, ma come tu ben sai, poi dal punto di vista terapeutico c'è poco e niente. Senso, è un po' così, una prediagnosi che sicuramente può anche allarmare molto. In fondo questo paziente forse ha saltato qualche anno, diciamo, prima di avere questa diagnosi, si arrangiava come poteva. Io non so se per esempio uno come lui, il fludrocortisone, che come sapete viene dato in compressa ad alcuni pazienti parkinsoniani con ipotensione ortostatica, avrebbe potuto dargli beneficio. Non credo nemmeno che glielo abbiano prescritto, ecco. Il Florinef, via, la compressina al mattino, ecco. Io ho visto nei pazienti parkinsoniani una grande importanza la fisioterapia, quello sì, nel senso che effettivamente anche su queste disautonomie l'aspetto di cura, di legame tra fisioterapista e paziente può portare effettivamente a dei miglioramenti dal punto di vista proprio gestionale, tant'è che i miei colleghi neurologi per i nostri pazienti dicevano, guarda, soprattutto nei parkinsonismi secondari, più che la DOPA, che tanto la DOPA nei parkinsonismi secondari non è che poi sia così indicata, tanta fisioterapia, quello sicuramente anche per migliorare la deambulazione e diminuire al massimo le cadute. Tra l'altro, scusa, il parkinsoniano ha un tipico ritmo circadiano della pressione drammatico, nel senso che spesso di notte ha dei valori molto elevati. Il diritto del parkinsoniano è proprio l'evento cardiovascolare notturno. Adesso è per questo che mi interessava il profilo del monitoraggio pressorio, perché di certo, nel parkinsoniano vedi dei valori altissimi certe volte, vedi veramente la possibilità dell'evento cardiovascolare notturno, con 200 di pressione di notte e poi l'ipotensione diurna. Ecco. Assolutamente. Che è anche un fattore di rischio cardiovascolare, appunto, l'ipertensione arteriosa sistemica tradizionale. Ma è una delle cose che mi ha colpito di questo caso, come comunque giustamente Matteo sottolineava alla fine del suo intervento, è il rapporto fra l'esordio dell'ipotensione ortostatica e poi i sintomi, diciamo, neurologici di, insomma, di impegno neurocognitivo. È una cosa in effetti piuttosto curiosa, che ci rimanda a probabilmente una delle caratteristiche o delle qualità dell'internista, che forse è quella della pazienza, cioè avere anche la pazienza e il coraggio di aspettare, di vedere che cosa succede, perché in effetti l'elemento tempo è fondamentale nel nostro mestiere. Questo sicuramente, ti dico, l'avessi visto probabilmente all'inizio senza una vista neurologica, non so se sarebbe venuto in mente subito, forse già con esami, come aveva fatto lui, portati in visione del tutto negativi, quell'aspetto dell'incertezza nella marcia, forse. Cioè il avere fatica a iniziare la deambulazione, quindi doversi appoggiare per andare avanti. Poi una volta che è andato, lo vedi nei parkinsoniani, no? Soprattutto quei pazienti che una volta che li vedi anche nel corridoio dell'ospedale, che sono partiti, vanno, ma l'inizio della deambulazione era molto difficoltoso. Quindi questo forse poteva magari un po' orientare, ma sfido chiunque in un paziente del genere a non fare anche qualche accertamento di quelli che sono stati fatti. Sì, però non c'erano i tremori. No. Rigidità non particolare non ce n'era. È interessante che dal punto fisiopatologico, magari poi Giancarlo tu ci puoi dare qualche contributo in più, questo paziente davanti a noi aveva questo calo di pressione, ma appunto, cioè, se ne stava lì tranquillo, e forse l'unico aspetto era un po' questa incertezza nello stare in piedi e nell'appoggiare le mani, cioè non aveva poi dei meccanismi riflessi che potessero farci vedere un paziente che, non so, si sudava, che si tachicardizzava, assolutamente.
Sì, è proprio questo che ti deve portare sulla diagnosi, perché non tachicardia. E questo aveva già un mini mental, anche solo un mini mental patologico qualche anno prima, o mi sono sbagliato a leggere? Era patologico, sì. 70 anni. Lievemente alterato, ecco, però francamente io nel colloquio che è avvenuto dopo anni, da questo primo mini mental, veramente non avvertivo una persona che potesse avere particolari deficienze. La moglie, quale viveva, invece diceva: guarda, dottore, negli ultimi mesi sono un pochettino peggiorati, ogni tanto lo vedo un po' confuso, un po' affaccendato, quindi effettivamente il ruolo anche del familiare nell'anamnesi è stato importante. Ok. Bene, allora io domande in chat non ne ho viste, direi che se non abbiamo altre domande tra di noi possiamo salutarci. Grazie Matteo, grazie mille, grazie al collega geriatra giovane che è venuto. Trogolo, dottor Trogolo.